Live di 110. Live, live, live. Buongiorno a tutti amici, 11 e un minuto, un pelino di ritardo, siamo in onda su www.110.unito.it in diretta audio e video. Questa è una nuova puntata di Take One per Uniweb Tour. Se state vedendo il video non mi vedete perché in studio ci sono i Santa Margaret che vi fanno ciao, ciao ragazzi, come va? Esatto, bene, bene. Molto bene, molto bene. Siete stanchi? Era giusto per far vedere che non era una cartolina, esatto. Un'immagine fissa. Due statue di cera. Sì, siamo stanchi, abbiamo fatto tardi ieri sera, stamattina siamo partiti presto a Milano, ma siamo arrivati col sole, con un clima bellissimo, con la vostra accoglienza. Oh, finalmente. Siamo molto meglio. Quando si concluderà il vostro tour delle radio universitarie e quando è partito? Allora, è partito ieri e si conclude... tra due settimane. Ah, wow, quindi sì. è un lungo. Alla fine ci danno la laurea, che non abbiamo. Una laurea honoris causa ai Santa Margaret. Esatto, esatto. Allora, i Santa Margaret suoneranno qualche pezzo per noi in questi studi. Prima faremo una breve chiacchierata con loro, li conosceremo meglio, ascolteremo qualche brano estratto dal loro ultimo. Io, Eliseo Greco, invece vi disturberò. Ogni tanto farò degli interventi, certo, e vi disturberò. C'è il disturbatore. L'elemento di disturbo è fondamentale. È sempre fondamentalissimo, oserei dire. Allora, vi faranno ascoltare qualche brano dal loro ultimo disco. E voglio usare la parola disco, sì, perché wow, di Santa Margaret, e qui lo dico senza nulla togliere a tutte le altre band che sono venute a trovarci, ci hanno regalato il vinile. Che si chiama, aiutatemi che non leggo fin il lì, Suono Analogico Cova la sua vendetta, oh, volume 1. Allora, è un titolo per Twitter, no? Quando sì, tu sì, su Twitter devi scrivere il titolo del nostro disco è un casino. Così, perché hai finito solo... i caratteri, già concluso i 140 caratteri. Esatto, esatto. Allora, prima di ascoltare un singolo, io vi farei subito la prima domanda secca. Cos'è tutto questo feticismo per l'analogico? No, ma non è... Sì, beh, sì, dai, no, non diciamo balle, è feticismo, ci piace. In realtà è un ritorno a prescindere da noi. L'analogico è stato bistrattato dall'arrivo del digitale, perché insomma il digitale è talmente comodo che tutto si è digitalizzato. Però questo non significa che l'analogico andava buttato, per cui adesso ci stiamo rendendo tutti conto di questa cosa, per cui tutte le cose positive che aveva l'analogico si devono recuperare unendole a quello che di positivo invece ti può dare il digitale, no? Quindi siamo anche in un'epoca dove unire le due cose ti può arricchire sia musicalmente che nella vita di tutti i giorni, cioè penso anche alla fotografia. Detto ciò, noi abbiamo registrato su Nastro, lui ha prodotto il disco, quindi era una sua scelta di suono, no? Cioè per avere quel timbro lì, quel suono che solo il Nastro ti può dare, perché insomma è diverso rispetto a registrare in digitale, certo. Le canzoni, il sound avevano bisogno di quel timbro lì, e quindi l'abbiamo fatto. Da lì poi ovviamente fare il vinile era un passo, no, abbastanza naturale. Vuoi aggiungere qualcosa, producer? No, hai detto tutto. Ho detto tutto. Per cui la vendetta analogica non è nient'altro che un ritorno di quello che di analogico era buono insieme al digitale. Ma per fare i conti nelle vostre tasche, no? Giusto per farmi un po' di affari vostri. Sono vuote. Quanto costa stampare su vinile? Ma allora non lo so esattamente, perché ovviamente abbiamo il massimo supporto da parte di Carosello, che è la nostra etichetta, certo, che si occupa ovviamente di tutta la parte commerciale, e, però non credo che costi a questo punto più che stampare CD, insomma. Poi ovviamente è un discorso di, sempre come ogni cosa, di quantità, e c'è da dire che appunto il vinile comunque si sta riconquistando una sua fetta di mercato, certo. E questo vuol dire che stanno anche riaprendo vecchie fabbriche, sì, che avevano chiuso, piuttosto che nuove fabbriche si stanno attrezzando, proprio per il fatto che c'è sempre più richiesta, esatto, di ormai anche da parte delle major di ristampare i vinili. C'è un aneddoto divertente di quando abbiamo stampato il nostro vinile, che praticamente c'era il passaggio dall'autunno all'inverno, quindi a Milano stavano insomma facendo rifunzionare le caldaie, eccetera, per cui c'erano tutti gli idraulici
presi a fare questi mestieri. E praticamente la ditta che ha stampato i nostri vinili era talmente oberata di lavoro, perché poi le ditte sono comunque poche, sì, e però la richiesta adesso è tanta, che a un certo punto sono scoppiate le caldaie e noi abbiamo avuto dei ritardi, dei problemi poi effettivamente nell'arrivo dei vinili, perché non c'erano idraulici, c'era un casino, non c'erano ditte. Sì, no, è che proprio le macchine che stampano funzionano in modo idraulico, certo, quindi comunque serviva l'intervento di un idraulico, per cui si stavano sciopando, sì, le... E poi erano macchine ancora di 20-30 anni fa. Esatto, quindi... Comunque tranquillizziamo i nostri ascoltatori, perché chi volesse ascoltare Santa Margaret e non avesse, esatto, un bravo giradischi, può, bravo, ascoltarvi dove? Si può scaricare, prima di tutto, su tutte le piattaforme streaming possibili e immaginabili. Poi il disco si può scaricare gratuitamente dal nostro sito santamargaret.com, eccetto il lato B invece solo in streaming, ma il lato B soprattutto su vinile, perché poi dopo c'è tutto un altro discorso con la copertina che magari facciamo dopo. Ok, allora adesso andiamo ad ascoltare il primo brano tratto dal disco, che si chiama Voglio urlare i miei sogni. Santa Margaret, Radio 110. Troppe volte i sogni restano all'ombra della sera, ma il rimorso li consuma e non ritornano più. Al risveglio chiudo gli occhi e di Santa Margaret con Voglio urlare i miei sogni, e i fan più accaniti di Santa Margaret si saranno accorti che questo disco non questo c'è. Singolo non è nel volume 1. Si sono accorti che il fonico ha sbagliato ma no, allora... Mi assumo tutte le responsabilità. Peccato che non si chiami Alfredo il nostro fonico. Infatti sarebbe stata colpa mia. Allora, questo brano non è inserito nel volume 1, bensì nel volume 2. E infatti avete una piccola anteprima di quello che sarà il singolo, che uscirà a breve, quindi credo questo mese. Bene.
Allora, parliamo un po' dei Santa Margaret, così, un po' di biografia. Come vi siete conosciuti, come siete nati? Perché, se non sbaglio, lei è una cantautrice anche, giusto? Cioè, sì, avevi una carriera lei solista? Il contrario del... Cantava, suonava, scriveva... Io anche, poi ovviamente avevo precedenti esperienze e ci conosciamo veramente da tanti anni. Poi realmente ci siamo messi un po' per gioco, un po' per passatempo a iniziare a scrivere insieme, finché la cosa è diventata, diciamo, seria, finché abbiamo detto ok, facciamo le cose fatte bene. Quindi avevamo comunque già dei pezzi scritti, abbiamo chiamato i ragazzi, la band, che ricordiamo Vivo, sono... Leo e Cucu, esatto. Ciao, buongiorno. Tutti. Li salutiamo, e proprio per dare vita a un sound vero da band, quindi ci siamo chiusi poi parecchio in sala prove e... Poco dopo è arrivato il contatto con Carosello. Nel frattempo avevamo fatto questa importante apertura che era il concerto dei Deep Purple. Poi ne parleremo magari meglio dopo. Vi ho dato un'anticipazione. e basta, insomma, quindi stiamo praticamente un po' proseguendo. I pezzi li scriviamo sempre io e lei, però appunto comunque c'è una band vera alle spalle e quindi il tutto nasce arrangiando anche i pezzi insieme. Quindi venivate da esperienze più folk, più intimiste, o comunque era tutto su questo genere quello che facevate prima dei Santa Margaret? Beh, allora, per quanto mi riguarda, sicuramente un po' più, essendo stata da sola, un po' certo. più intimista. Lui invece aveva la sua signora band e quindi... Sicuramente un'esperienza sì, anche, più simile. Devo dire, no? che i primi pezzi erano un po' più elettropop, sì. forse, perché siccome li facevamo proprio in casa con la tasterina MIDI, con l'iPad, sì. con le batterie elettroniche, quindi era una roba carina. Potremmo anche risfoggiarlo più sì, avanti. Sì. Allora, quali sono i gruppi, le band che vi hanno influenzato, comunque dato forma al vostro suono, che mi sembra molto southern rock, un po' di blues, quel rock sì, genuino. Sì, sì, chiaro. Beh, allora, secondo me il suono che abbiamo noi adesso in realtà deriva dalla mistura di quello che siamo, cioè siamo tutti italiani, quindi come qualsiasi italiano nato in Italia, vissuto in Italia, nel sangue scorre comunque la melodia, scorre certo. comunque la musica italiana, o il cantautorato, insomma tutto quello che è la base alla fine della tradizione musicale italiana. E poi si va a mischiare con quelli che poi sono stati gli ascolti più consapevoli, quindi gli ascolti che poi fai da ragazzo, che quindi in questo caso si parla di band come, non so, i Beatles, un ascolto comune, noi siamo beatlesiani sfegatati e ci siamo conosciuti proprio per questo, piuttosto che Zeppelin, Pink Floyd, stando indietro nel tempo. E poi in realtà insomma ascoltiamo anche tanta musica. Cosa state ascoltando moderna. Adesso, per esempio? Io sto ascoltando i Tame Impala, sto ascoltando Jack White nelle sue varie declinazioni, Raconteurs, piuttosto che lui da solo, piuttosto che White Stripes, i Dead Weather. Ascoltiamo la stessa roba perché l'ascoltiamo in macchina insieme. Quindi questo Arctic Monkeys, Black Keys, d'italiano ci piace molto Sacri Cuori, un gruppo molto interessante. Un po' tutta quella scena, Bud Spencer Blues Explosion. Si sente molto nel disco tutta questa influenza. Pan del Diavolo, rock. Sono tutti gruppi molto interessanti. Comunque, ovviamente siamo molto attenti anche alla scena italiana certo. e c'è tanta roba bella, ovviamente. Ok. Anche. Allora adesso facciamo un'altra pausa musicale con Riderò e poi parliamo della scena italiana magari con i Santa Margaret. Riderò, Santa Margaret live a Radio 110. Soffro di un
Santa Margaret riderò qui a Radio 110. Allora, ci sono tante cose da dire su questo brano, vero? Sì. È stato il primo singolo e ha avuto un discreto culo, esatto. Dai, è un brano col culo. Si può dire. Non sei stato abbastanza veloce a schiacciare il beep. Scusate, non volevamo. No, vai, racconta tu la storia. Allora, è stato il primo singolo. Prima di tutto raccontiamo di cosa parla. Parla di tutti quei no, di tutte quelle porte chiuse, di tutte le delusioni su cui magari ci si ritrova anche a piangere o piagnucolare e che poi in realtà col passare del tempo possono anche diventare elementi su cui ridere, no? Quindi insomma le delusioni alla fine assumono un'aria diversa col tempo. Detto ciò, in effetti poi questo brano che parla di questo si è dimostrato e ha dimostrato che è vero, perché dalla sala prove, dai live scalcinati, grazie a questo brano abbiamo vinto Coca-Cola Summer Festival quest'estate tra i giovani, che ci ha permesso di avere comunque tanta visibilità. È stato inserito nella colonna sonora, prima nel trailer e poi anche nella colonna sonora del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è uscito a dicembre, per cui insomma ci ha aperto qualche porta che prima era proprio blindata con tripla mandata, per cui grazie. Quindi insomma un pezzo che vi porterete dentro per un bel po'. Sì, beh, sai, insomma, è un po' il primo bigliettino da visita, ecco, il modo in cui ti presenti e inizi a presentare il progetto. È chiaro che, essendo il primo singolo, ci sarà sicuramente un'evoluzione anche rispetto a questo sound, a questo modo di scrivere, perché poi questi brani, ripeto, sono frutto di più o meno ormai 3 anni di scrittura, insomma, quindi stiamo parlando magari appunto di brani ormai scritti 3-4 anni fa. Però appunto gli vogliamo assolutamente bene, perché ci ha veramente fatto fare tante cose, ecco. Ok. Allora, voi siete una band, mi sembra, e poi magari ditemi se mi sbaglio, che siete animali un po' da palcoscenico. Animali in generale. Ci piace suonare dal vivo, sì. Dai. Beh, se così. Avete aperto i Deep Purple, questo ci sarà. Volete parlarci di questa esperienza un po'? Beh, sì, guarda, è stato, ripeto, noi passavamo praticamente dalla sala prova in cantina all'aver fatto piccoli concertini a Milano sui palchettini, anche storici come il locale Scimmie, che purtroppo adesso è anche chiuso. Ho letto un articolo che ha chiuso. Non va più, è chiuso. Dopo 34 anni ha chiuso. È un grande peccato. E ci siamo ritrovati poi sul palco dell'ippodromo Capannelle di Roma, davanti a almeno 7-8 mila persone ci saranno state. E tu come l'hai vissuta? Senso, poi lui soprattutto aveva già calcato dei palchi grossi, molto più grossi anche di quello. Io in realtà venivo appunto al palco delle Scimmie, massimo, quindi da un palco 2 per 3. Per cui salire lì è stato veramente, cioè, l'ho fatto con incoscienza, perché poi insomma aprire un mostro sacro del rock vuol dire che meglio non ti cagano. Alla peggio, invece ti arrivano anche le mazzate. Invece la cosa è stata assurda, perché alla fine ci chiedevano i bis. Ed è una roba che io da ingenua, no, in sala prove dicevo: ragazzi, ma scusate, questa è la scaletta, ma non ci prepariamo anche un bis? E loro: oh, ma che cosa dici, figurati, di prepararti la corazza per non prenderti in faccia le robe. E invece ci hanno chiesto il bis, e quindi è stato veramente bellissimo, è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto in vita mia. Il pubblico era fighissimo, perché poi era veramente eterogeneo, dai ragazzini piccolini agli zii sessantenni, no, super rock, e veramente è stata un'esperienza incredibile, bello. Allora, a proposito di live, voi chiuderete, insomma, questo mini tour, questa prima parte del tour, della seconda parte, ci hanno detto che è top secret, non si può parlare, l'11 maggio a Roma. Esatto. A Roma. Mura. Ok, siete ansiosi per questo concerto? Vi siete preparando? Sì, sicuramente. Arriviamo I bis, da... mi raccomando. Cioè, esatto, i bis. Preparatevi bis. Sì, sicuramente. Date retta a quella povera ragazza. Beh, dai, arriviamo da un giro che abbiamo fatto tutto l'inverno e questa primavera, infatti nei club siamo partiti un po' a ottobre a iniziare a girare un po' per l'Italia,
e poi i club appunto chiudono comunque a maggio, quindi Roma probabilmente sarà l'ultima, poi inizierà appunto il periodo estivo, come dicevi tu, con tante belle sorprese. E sì, sì, no, ma nel senso ci sentiamo, ecco, quello che dicevamo prima, cioè magari animali da palcoscenico è una parola grossa, però dal vivo sicura, ci sentiamo molto a nostro agio, ecco, quindi sicuramente è la dimensione che più preferiamo. Sì, anche perché essendo band, cioè la cosa bella poi di essere band e di andare a fare concerti è che, a differenza del cantautore che magari scrive i suoi pezzi da solo o dell'interprete e poi dopo si fa produrre da un produttore con dei musicisti in studio e poi deve preparare il live, quindi con, magari con altri musicisti, sì, arrangiare, andare live, alla fine noi facciamo tutto in casa, quindi o come tutte le band, per cui arrivi sul palco che hai già suonato quei pezzi 800.000 volte, che li hai registrati, per cui c'è proprio una bella carica e anche voglia di variare, no? Quindi ad esempio il lato B del disco, del vinile, sono 20 minuti di live che abbiamo registrato appunto dal vivo in studio tutti insieme in presa diretta, che poi alla fine è quello che facciamo veramente dal vivo, perché sono due pezzi però insomma strutturati a suite, e quello è quello che facciamo, quindi quei 20 minuti lì è un piccolo esempio di quello che succede dal vivo. Ok, perfetto. Allora, adesso ascoltiamo un altro brano tratto dal disco, si chiama La Strada, poi facciamo un altro po' di chiacchiere e finalmente, vi direte voi, ascolteremo Santa Margaret Live. Questa è La Strada, Radio 110, Santa Margaret. Yeah.
Santa Margaret con la strada, sempre qui a Radio 110, www.110.unito.it. State ascoltando Take One per Uniweb Tour. Una delle cose più interessanti di conoscere nuove band è conoscere anche l'origine del loro nome, no? Perché hanno i nomi più disparati. Nel vostro caso, Santa Margaret, a cosa è dovuto? Beh, intanto tu che fai questa domanda sappi che dare il nome a una band è una cosa molto difficile. Sì. Un po' di tempo fa avevo letto un articolo, se non sbaglio, su Vice, poi 10 consigli per scegliere il nome a una band. 10 sì. cose da non fare, da non fare quando esatto. devi dare il nome alla tua band. Beh, innanzitutto parto io, poi tu continui. A me non piace, per esempio, le band italiane che si danno un nome in inglese, ecco, ma non perché, poi vabbè, noi abbiamo tutta una nostra filosofia sul cantare anche in italiano, che ci sta e ci vuole. Posso fare una digressione sul cantare in italiano? Così andiamo fuori tema, ci bocciano l'esame e poi non superiamo. Perché io apro e chiudo parentesi, l'italiano è la lingua migliore per cantare, cioè ci sono dei suoni vocalici pazzeschi. Vocalici. Senti com'è brutta sta parola. Vocalici. Un sacco di band ci hanno detto esattamente il contrario. Noi non cantiamo in italiano perché è troppo difficile. In inglese è difficile, certo, però è bello. In inglese invece ci sono tutti quei suoni aspirati che sono assolutamente canto, per cui bisognerebbe veramente rivalutare l'italiano e anche tentare di andare all'estero cantando in italiano. Cioè Modugno ha fatto Volare e c'erano gli americani che cantavano Volare, per cui voglio dire è bello, è bellissimo, e basta band italiane che cantate in inglese, cantate in italiano. No, ma tanto non lo pronunciate nemmeno bene, quindi tra l'altro non sarete famosi né in Italia né all'estero. Esatto. No, ma poi voglio dire, perché abbassarsi a tradurre in spagnolo o in inglese? Cioè l'italiano è una bella lingua, cioè. Voglio dire. Comunque, chiudo parentesi. Esatto. Ma io voglio aprire un'altra piccola parentesi. Ecco, tutto... su Modugno, su Modugno, sì. No? Che lei ha fatto l'esempio. Va bene cantare in italiano, però non si può riproporre la solita struttura della canzone italiana, tipo, bravo, faccio nome e cognome, Il Volo, che hanno trionfato a Sanremo, sono famosi nel mondo, bla bla bla, 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 bla. Quella non è la musica italiana. Bravo. Cioè, ma infatti il discorso è che ad oggi, voglio dire, con la globalizzazione, col web, esiste ormai da un bel po', e possiamo esserne fieri, ma dico da un bel po' perché vuol dire già anche dagli anni 70, un rock italiano, cioè esiste veramente un linguaggio rock italiano. Il problema dei gruppi che cantano in inglese è perché giustamente, ascoltando spesso e volentieri molti più gruppi rock stranieri, viene spontaneo andare in sala prove e iniziare a suonare, a cantare roba di anglo-americana. Che ci sta e ci mancherebbe, anche noi abbiamo fatto prima tantissimi nomi di gruppi inglesi e americani, però ripeto, è vero che il rock and roll è un genere americano, ma ormai, ripeto, stiamo parlando ormai anche dagli anni 70, perché abbiamo avuto la corrente di rock progressivo italiano che ha fatto scuola nel mondo. Certo. Ma al di là del rock progressivo, secondo me anche ad oggi esiste un vero e proprio rock italiano, che non è quel rock italiano che uno può pensare un po' cheap, se vuoi, anni 80, così un po'. Esiste veramente, secondo me, un rock, certo, che ha molte radici in Italia, con appunto influenze, certo, che arrivano anche da Modugno piuttosto che da tutta la tradizione melodica italiana. Certo. Cioè, negli area si sentiva tanto il Mediterraneo, ad esempio, parlando di prog. E così sviamo la domanda, perché Santa Margherita, perché in realtà non lo sappiamo, perché ci chiamiamo Santa Margherita. No, in realtà, ecco, tornando appunto a Bomba, il che discorso... bravo, però, che sei tornato subito alla... Sì, io me lei è una persona seria, sì. Serissimo, porca miseria. Anni. Anni di intervista. Anni che mi preparo questa risposta, in realtà. Santa Margherita è un nome, se ci pensi, che l'abbiamo voluto e cercato, pronunciabile in tutte le lingue, per esempio. Cioè noi volevamo un nome che avesse comunque una connotazione internazionale, cioè italiano. Si può dire paraculata? Sì, si può dire paraculata, però è anche una volutamente paraculata, nel senso, Santa Margaret per noi ha un immaginario anche molto mediterraneo, certo, che può essere appunto un luogo
indefinito del Mediterraneo italiano o del sud del mondo, del sud, oppure esatto, molto più internazionale, Sud America. Poi c'è Santa, che Santa invece è una roba italiana, no? Quindi Santa è proprio una cosa tipica italiana, che però anche lì, cioè, c'è Santa Caterina da Cascia, ma c'è anche Santa Monica d'altra parte del mondo. Per cui, e poi vabbè, l'elemento donna, cioè comunque essendo io cantante donna, doveva... sì, cioè la quota rosa andava assolutamente sottolineata, ma perché a livello musicale il fatto che lui scriviamo insieme, lui dà il suo apporto che è maschile, io do il mio apporto che è femminile, e quindi c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa in più, c'è la delicatezza che si mischia invece alla parte rude. E poi va bene, nel senso, alla fine... il Santa me lo sono guadagnato anche sopportando lui e gli altri tre. Com'è stare con una band di maschi? Bello, da un lato, perché io sono la più coccolata, dall'altro comunque mi faccio anch'io il mazzo, perché scarico tanto certo. quanto gli altri furgone, faccio, disfo. E poi, insomma, se abbiamo camere separate, è bello. Se dobbiamo condividere il bagno, come spesso accade, un po' meno bello. Però, insomma, va bene, non mi lamento. Adesso vorrei fare la stessa domanda. Bravo, ti sto dicendo, per par condicio dovresti chiedere a me com'è avere una cantante donna, perché, sai... Vai, tu parla, poi dopo vediamo. No, sai, tutti quei... poi dopo facciamo i quei micro ritardini che... Scusatemi, dovevo fonare i capelli, scusatemi, dovevo truccare, tutte queste piccole... Stefano, hai visto l'eyeliner? Esatto. Cosa? Queste esigenze da, da donna, sì, che poi in realtà sono un maschiaccio, cioè dovresti vivere con una vera donna, di quelle che veramente si curano, si truccano, fanno altro che micro ritardini. Comunque. Ma voi vi frequentate anche al di fuori della sala prove? O... sì. Sì. Di brutto. Sì, beh, cioè questo non è un mestiere che... Dici purtroppo... che lo faccio un po' a Francia. No, no, nel senso, sai... Tutte e due... Certo, uno dice la vita privata, ci vuole anche, però questo è un mestiere, il bello anche di questo mestiere è che non è che ha un orario che inizia e finisce come in ufficio, quindi... No, poi in realtà in questo periodo in particolare, quindi dove stiamo cercando di uscire, no? Siamo emergenti, quindi ci stiamo dando da fare, siamo veramente spesso insieme, cioè nel senso, poi dopo io credo anche col tempo questa cosa, e mi dispiace, potrà anche... andare più scemando, però adesso passiamo veramente 24, vedo più Stefano della mia famiglia, quindi va bene, allora direi che è arrivato il momento del live. Noi interverremo solamente per applaudire, okay. E vi lasceremo i microfoni, potrete spiegare le canzoni, dire i titoli e tutto quello che vi pare. Okay. Quanto qui tempo abbiamo? Avete 10 minuti di tempo o anche di più, se siete bravi. Nel caso fateci questo gesto. Ok. Se vedete che, non so, se perdiamo ascoltatori, se perdiamo di... Allora, Santa Margaret live a Radio 110, state ascoltando lì dal vivo su www.110.it. Vi ricordo che è disponibile sia lo streaming audio che video. Io non tolgo altro tempo, Santa Margaret live. Allora, adesso faremo un brano che si intitola Insonnia, perché oltre a essere cittadini urbani, siamo anche cittadini urbani insonni la notte. Produtto
esisti sempre a prescindere, ma tu non finisci più di chiedere se devi farlo, come farlo. Adesso il prossimo numero. Quale pezzo vuoi fare, Stefano Verderi, chitarrista di Santa Margaret? Facciamo un pezzettino di Milano. Ok, va bene. Allora sempre facciamo sempre arpeggiare. È un brano che sarà contenuto. Allora, Milano, esatto, è un brano che uscirà con il volume 2 e parla per l'appunto di Milano. Perché insomma noi da bravi milanesi ci facciamo inghiottire un po' dalla città, ci facciamo... Avremmo voluto chiamarla Torino, ma invece... Consumar... Ma in realtà, guarda, qualsiasi città ti consuma e ti logora. Però alla fine tu ti fai logorare volentieri e in città ci resti, è incredibile questa cosa. E quindi Milano. Respiro ogni pensiero in questa città. Piccoli pezzettini, cosa vuoi fare? Un altro piccolo pezzettino di cosa? Piccolo pezzettino di... Riderò. Vieni a gridare. Vieni a gridare con me. Vieni a gridare con me? Beh, facciamo Riderò, dai, prima. No, parlavamo di cose nostre, non vi preoccupate, okay. Non volevamo interrompere. No, nel senso che se due chitarre sono troppe, cioè adesso io non sto suonando. 3, 4, 5, se avete chitarre nascoste. Dai, facciamo Riderò. Thank you.
Pezzettini. Santa Margaret live a Radio 110. Volete farci un altro pezzettino? O... perché ci sta piacendo, se devo dire la verità. Quindi... allora dai. Allora facciamo un altro pezzettino, vai. Del prossimo disco. Pezzettino di volume 2, vai. Quindi anteprima assoluta Radio 110, quasi anteprima. Sì, quasi anteprima. Questo è stato il pezzo che viene a gridare con me. È stato usato per il trailer di Aldo Giovanni Giacomo. E quindi proviamolo così. Yes. Sembra ragionevole pensare sempre solo a sé, non si ascolta tanto, non importa se pensieri nuovi sfondano la porta. Santa Margaret live qui a Radio 110. Purtroppo questa puntata di Take One è giunta al termine. Noi ringraziamo Angelica e Stefano. Grazie per voi, essere stati grazie. Ai nostri microfoni. È stato davvero un piacere. È stato un piacere ascoltarvi e anche parlare con voi. Piacere nostro. Allora, noi vi auguriamo tutto l'in bocca al lupo possibile e immaginabile. Buona continuazione del tour. Sì. Buon concerto l'11 maggio. Buone future cose top secret. buon bis. Una che è stata detta, vi auguro fuori tantissimi onda. Detta fuori onda, dopo diciamo le altre due. Ok, allora, se volete ricordare le prossime tappe di Uniweb Tour, se ve le ricordate. Wow. Allora, oggi siamo in Bocconi alle 17 e domani siamo... oh, caspita, e domani siamo in Cattolica, sempre Cattolica. A Milano, e poi a Castellanza. Il numero dell'università non me lo ricordo mai. Comunque, allora, la Duke e Unicat. Sul Cattolica, vostro profilo Facebook ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili. Prima di Instagram. Salutarci, magari lasciamo dei contatti ai nostri ascoltatori, se volessero ascoltare il vostro brano, comprare il vostro disco, allora, eccetera, eccetera. Ci trovano su tutte le piattaforme streaming, ci trovano, ahimè, su tutti i social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, ovunque. Santa Maria Margaret.com è il nostro sito dal quale si può scaricare il disco e sul quale poi scriviamo tutte le news. E per oggi è tutto, ancora grazie Angelica, grazie ancora a grazie voi. A Stefano, Santa Margaret, noi ci rivediamo la prossima settimana. Take One, i live di 110.